that's all that's on my mind. Era una volta, in un paese lontano lontano che si chiamava Pichelello, una famiglia che aveva tanti figli, una zammuliata di figli che aveva questa famiglia, una dozzina, ma moltitudine di figli, un'alla catalla di figli. Ecco, esatto, perfetto. Erano una dozzina di figli, fra mascoli e femmine. Sì. Ce n'era uno che si chiamava Kevin, l'altro si chiamava Michael. Le femmine, una si chiamava Suellen, una si chiamava Leonela, una Topazio, una Semmigio, una Verdiana, una Andreana, sì, una Meridiana, Andrea, una Persiana. Persiana, esatto. Insomma, erano una zammuliata di figli. E l'ultimo era il più piccolo. Sì, è vero. Lo chiamavano Pollicino, perché era alto su per giù un pollice. Era anche soprannominato Mezza Botta, che nel quartiere, Pollicino, è a Picanello, meglio Mezza Botta, no? Certo, sicuramente, Pollicino a scuola non è il massimo della vita. Un giorno, il padre di Pollicino ci disse alla madre: che te cosa sui gianghi? C'è la crisi, vuoi capire? E la mamma, quando mi ha pignato sopra, gli ha fatto una carta di 100 euro. E purtroppo, sì. Io so da Rancinè, andiamo a fare. Ma beh, sì. E la mamma allora disse: dobbiamo stringere la cinghia. Ecco. E stringe che arrasta Oriente. Ma non molto se ci posso fare anche una cinghia. Lo sai che ti dico? Pigliamo i piccerini e abbandoniamo una catalina in cielo. No, poverini. Ma come? I nostri bambini, disse la mamma. E andando chiamo a fare, almeno capace che loro dai trova, che le spama, no? Dai, poverini. E così fecero. Pesano la 128 verde acqua, la caricarono dei bambini, anche su portabagagli. Poverini! E si diressero verso la Catania Gela. Al freddo del gelo, sulla Catania Gela. Arrivato al pigno, il papà disse: momento che cantare sigarette. Un uomo senza cuore, per favore. Senza cuore. Fermò la macchina del tabacchino, del pigno. Sì, esatto. E si comprò le sigarette. Il più piccolo della famiglia, che se l'era squarata, che le stavano abbandonando, cosa fece? Scese un attimo e trovò un posto dove c'erano tanti sassolini, che là non mancavano, no? Certo. Le sassoline a voglia. Certo. Si caricò tutte le sacchette dei sassolini le e salì nell'automobile. Certo. Appena il papà tornò e mise a moto, il bambino cominciò a buttare un sassolino per volta nella strada. Esatto. Arrivati nel centro della Catania Gela, il papà disse: perché la scena del merodo per fare la partita dopo pallone? Facciamo una scammagnata avanti. E con l'inganno un farabutto e con l'inganno le fece scendere della macchina. Appena i bambini furono lontani, che stavano giocando così all'insaputa, ecco, erano, non trovi il termine, all'intrasatta, esatto. Ecco, grazie, all'intrasatta. I genitori salirono in auto furtivamente e si allontanarono. Ecco. I bambini cominciarono a piangere. Ecco. Mamma, papà. E allora Pollicino disse: venite con me, andiamo qua verso il bosco, c'era il bosco. Sì, là. Sì, certo. E trovarono una casa e c'era scritto: casa dell'orco. Casa dell'orco. Orco. Casa dell'orco? Bussiamo qui. Sì, esatto. Casino, c'era uno rosso con tre nigeriani. Ci dissero: che è la casa dell'orco qua? E quello disse: oh, io con qualche disgraziato se fotteva a P, io era casa del porco. P, la casa del porco, presto, scappiamo. E allora Pollicino disse: venite con me, seguitemi, ho lasciato dei sassolini per tutta la strada e ci riporteranno indietro verso casa. Bene. E così fecero. Uh-huh. E quando la sera, calato il tramonto, tornarono a casa e si appresentarono, e il papà disse: io non sono da casa, salita, e ti ha pignato sopra che tornare i piccerini. I like a talent on my mind.